nelle piscine dove si allena la nazionale, come vedete, di nuoto sincronizzato, Rossella Pibiri. Voi vi trovate in squadra un maschietto, Giorgio Minisini. Esatto. Com'è lavorare con lui? Com'è stato? Beh, all'inizio magari può essere un po' strano, soprattutto a livello visivo, vedere un tipo di gamba diverso, un tipo di fisico diverso. Magari eravamo abituati a usare spesso il termine ragazze, andate ragazze, vi preparate, e questo lui lo faceva sentire un pochettino emarginato, e quindi usiamo il termine generico maschile, quindi ragazzi. Tutte loro dall'inizio, proprio dal primissimo giorno, lo hanno coccolato, lo hanno fatto sentire proprio parte della squadra. Inizialmente è stato strano un po' per tutte, un po' di imbarazzo iniziale, sono tanti anni che siamo insieme, siamo sempre solo donne, quindi anche solo vedere fare le figure che facciamo da un uomo che ha una fisionomia diversa è stato strano. Poi comunque ci siamo abituate, insomma è diventato parte della nostra squadra. Si adatta facilmente lui, ha capito che purtroppo in un mondo femminile è così, si è arreso subito. Sembrerà un luogo comune, ma stare in un ambiente di sole donne è comunque molto difficile. Sicuramente per quanto riguarda la flessibilità e l'estensione gli uomini hanno un po' più di difficoltà, ma noi comunque non siamo forti ed esplosivi come loro. Per la squadra proprio, magari il fatto di fare il palestra insieme ha delle capacità in più, quindi è da stimolo per noi e noi lo siamo per lui nei suoi punti deboli come la scioltezza. È diventato parte integrante del gruppo. Io e Manila abbiamo avuto possibilità di lavorare con lui di più e per il doppio misto è stata proprio un'esperienza nuova, bella secondo me. Lavoreremo ancora di più per cercare di vincere la medaglia d'oro ai prossimi mondiali di Budapest. Comunque nello sport alla fine il sesso non cambia, maschio e femmina non c'è distinzione. No, non ci facciamo nessun problema, sono fatti suoi.